Buonasera, oggi vi parlo di intelligenza artificiale e vi voglio convincere che in realtà, anche se questo termine evoca delle immagini o dei pensieri collegate a film di fantascienza, in realtà l'intelligenza artificiale è già nella nostra vita di tutti i giorni. Secondo il tema di questa giornata, già noi condividiamo la nostra vita di tutti i giorni con l'intelligenza artificiale. Qui ci sono solo alcuni esempi. Ogni volta che paghiamo con la nostra carta di credito c'è un algoritmo tipico dell'intelligenza artificiale che controlla se quella transazione può essere fatta o meno. Ogni volta che usiamo il nostro navigatore c'è un altro algoritmo di intelligenza artificiale che trova il cammino più breve da dove siamo a dove vogliamo andare. Ogni volta che usiamo la nostra posta elettronica, l'intelligenza artificiale ci aiuta a rimuovere e a non far pervenire nella nostra inbox tutti quei messaggi che non ci interessano. Ogni volta che usiamo la nostra macchina fotografica, se inquadriamo il viso di un'altra persona, vediamo un quadratino verde intorno perché c'è un modulo della macchina fotografica che riconosce i visi. Se abbiamo un iPhone e usiamo Siri, possiamo colloquiare con Siri e fare domande, essere compresi e di solito anche avere delle risposte di buona qualità. Ogni volta che usiamo Google o Bing o qualsiasi altro motore di ricerca, anche lì le risposte che ci vengono date vengono fornite da un algoritmo basato su tecniche di intelligenza artificiale. Ogni volta che compriamo degli oggetti sul web usando Amazon o qualunque altro sito per comprare, noi non lo sappiamo, ma dietro di tutta questa azione di compravendita e di ricevere i pacchi ci sono degli interi magazzini completamente automatizzati, come questi che vedete qui di Amazon, dove dei robot gestiscono completamente il magazzino per decidere che cosa mettere dentro i pacchi e dove spedirli. Anche sulle cose non della vita di tutti i giorni, in realtà c'è l'intelligenza artificiale, come nei robot che sono andati su Marte e che per vari anni sono riusciti a fare varie attività molto interessanti su Marte, spedirci dei dati indietro per conoscere meglio quel pianeta. Loro sono riusciti a farlo anche in modo parzialmente autonomo, senza dover ricevere sempre i comandi dalla Terra. E questo appunto basandosi sull'intelligenza artificiale. L'ultimo esempio è quello dei suggeritori che noi normalmente riceviamo tutti i giorni quando andiamo su web o usiamo i social media. Se noi compriamo qualcosa su web o anche solo lo cerchiamo su un motore di ricerca, vedrete che subito dopo vi arrivano tantissimi suggerimenti di cose simili che forse vi potrebbero interessare. E anche questi, chiamati sistemi di raccomandazione, sono basati sull'intelligenza artificiale. Quindi in realtà la nostra vita è pervasata dall'intelligenza artificiale e noi veramente condividiamo, funzioniamo, viviamo insieme all'intelligenza artificiale. In generale chiamiamo intelligenza artificiale, noi scienziati, qualunque attività di un computer che noi normalmente associeremmo a un certo livello di intelligenza in un umano. Partiamo un po' dall'inizio, una brevissima storia di un minuto dell'intelligenza artificiale. Il termine è stato coniato nel 1956, quando un gruppo di scienziati, tra cui questi cinque signori, che qui sono ritratti 50 anni dopo quel momento, hanno deciso di riunirsi, di passare un mese insieme d'estate per discutere insieme di come rendere i programmi dei computer più intelligenti, più in grado di fare cose che normalmente farebbe un umano. E a quell'epoca si focalizzavano su alcune cose, per esempio su aspetti di tipo matematico, come la possibilità per un computer autonomamente di riuscire a definire e anche a provare dei nuovi teoremi matematici, cosa che normalmente farebbe invece un umano e non un computer. Da quell'epoca, questo signore qui con la maglia rossa è quello che ha coniato il termine intelligenza artificiale durante quell'incontro, si chiama John McCarthy. Da quell'epoca questa disciplina, l'intelligenza artificiale, ha avuto una storia molto altalenante. Per molti casi, molte nel tempo, ha avuto delle grandi visibilità, delle grandi promesse, delle grandi prospettive e poi spesso queste sono state seguite da delle calate di interesse perché queste promesse non sono state completamente mantenute. Quindi questa storia altalenante ha continuato negli anni, ma quello che è diverso adesso, che sembra essere
essere diverso, che c'è una convergenza di vari fattori, e poi cercherò di dirvene alcuni, che permette di convincerci che adesso questa grande visibilità dell'intelligenza artificiale, queste grandi promesse che ci sono adesso, non saranno seguite da una delusione successiva, ma invece potranno andare avanti con risultati sempre più eclatanti. Questi signori all'inizio erano molto ottimisti, pensavano che nell'arco di 10 anni, per esempio, si sarebbe potuto costruire un programma che potesse vincere a scacchi contro un umano. Pensavano che in 20 anni si sarebbe stato un programma che sarebbe stato in grado di effettuare quasi tutte le attività che un umano sa effettuare, ma chiaramente questo non è successo. Tuttora non c'è nessun programma che sa effettuare tutto quello che saprebbe effettuare un umano, anche mediocre. E per vincere a scacchi contro un umano però ci siamo riusciti, e questo per cui abbiamo dovuto aspettare non solo 10 anni, ma molti di più. Questo è successo solo nel 1997, quando un programma chiamato Deep Blue, scritto dall'IBM, ha vinto contro il campione del mondo di scacchi di quell'epoca, Garry Kasparov. Questa è un'immagine dove vedete che è un po' disperato, e quella partita dove Deep Blue ha vinto contro Kasparov è stata effettivamente una pietra miliare. È stato molto scioccante per molte persone, perché noi normalmente associamo un livello di intelligenza molto alto in un umano che sappia giocare bene a scacchi. Quindi il fatto che un computer potesse vincere contro il migliore umano che sapeva giocare a scacchi era veramente una cosa pensata come straordinaria. In realtà, poi, analizzando bene le cose, questo risultato non era poi così straordinario, perché è vero che noi per giocare a scacchi bene abbiamo bisogno di tanti aspetti di intelligenza, come l'intuizione, la capacità di fare analogie, la capacità di capire l'avversario, insomma tanti aspetti anche sociali della nostra intelligenza che il computer non ha, però dalla sua il computer ha altre caratteristiche molto importanti per saper giocare bene a scacchi, che sono la grande potenza computazionale, che cresce esponenzialmente negli anni e che anche a quell'epoca, con i grandi calcolatori mainframe che aveva l'IBM, ha potuto permettere al computer di analizzare molto in profondità le mosse e le contromosse degli avversari, molto più di quanto un umano potesse fare, anche il migliore umano che sapeva giocare a scacchi. Questa grande potenza computazionale quindi ha permesso al computer di compensare la mancanza di aspetti di intelligenza umano che invece noi usiamo per giocare bene a scacchi. L'IBM è una società che non è nuova a grandi sfide nel campo dell'intelligenza artificiale, questa è una di quelle, ma recentemente, proprio durante questi ultimi anni dove c'è stata una grande visibilità e accelerazione dei risultati dell'intelligenza artificiale, recentemente l'IBM ha anche dimostrato che un computer può fare di più che semplicemente vincere un gioco contro un umano. E nel 2011, infatti, un altro programma scritto sempre da dei ricercatori dell'IBM ha vinto contro i migliori campioni umani a un gioco televisivo che c'è negli Stati Uniti che si chiama Jeopardy. Questo gioco è molto semplice, per saper giocare bene al gioco bisogna semplicemente rispondere a tantissime domande su tante categorie della conoscenza umana. E non solo però bisogna saper rispondere bene, e quindi per saper rispondere bene bisogna saper leggere tanta informazione testuale, assimilarla, capirne il significato e fare possibilmente collegamenti tra tutti questi libri che si leggono. E quindi già questo è un risultato entusiasmante, che un computer potesse effettivamente prendere tutti questi testi, informazione testuale, capirne il significato e collegare le cose tra loro. Ma non solo, per giocare bene bisogna anche saper valutare quanto si è preparati in una certa categoria di domande, perché durante il gioco a un certo punto bisogna scommettere parte dei soldi che abbiamo accumulato che si saprà rispondere bene alla prossima domanda in una certa categoria. Quindi bisogna saper valutare quanto si è preparati per poter rispondere alle domande successive, e anche qui chiaramente questa è una parte fondamentale del gioco, perché se non si scommette bene nel momento giusto la quantità giusta, chiaramente si può perdere anche se in effetti si è preparati. E quindi questi due aspetti hanno dimostrato che anche un computer come Watson, che alla fine poi ha vinto contro questi due campioni umani, era in grado di avere queste due modalità di ragionamento, assimilazione di grandi quantità testuali
per saper rispondere bene alle domande, ma anche valutazione di tipo anche possibilistico delle possibilità di rispondere bene alle domande. Di esempi di intelligenza artificiale ce ne sono tanti, questo dimostra che un computer sa capire quello che noi scriviamo, ma anche ultimamente si è capito che un computer riesce a comprendere non solo quello che scriviamo, ma anche le immagini che noi produciamo. Quella che si chiama la visione automatica, cioè di un computer che sa guardare un'immagine e capire quello che c'è dentro, ha avuto grandissime accelerazioni ultimamente. Qui per esempio ci sono alcune immagini e le diciture, le descrizioni che vengono scritte non da un umano ma da un computer, e vedete che sono molto precise, quindi facendoci capire che i computer sanno vedere quello che c'è in una immagine, che per un computer all'inizio è semplicemente una sequenza di pixel, e non solo vedere tutti gli oggetti che ci sono ma anche le relazioni tra loro, e questo chiaramente ha grande possibilità a potere applicativo. Pensate semplicemente ad un cieco che riceve un'immagine e che può in effetti vederla questa immagine perché il computer gliela descrive. Un altro esempio di grande sinergia tra tante tecnologie di intelligenza artificiale è quello delle auto che riescono a guidare da sole nel traffico senza l'uso di un guidatore umano. Queste sono un vero concentrato di tecniche di intelligenza artificiale perché hanno bisogno di vedere da sole quello che c'è intorno a loro, i segnali stradali, i pedoni, le altre macchine, ma non solo vederle, prevedere quello che questi oggetti e queste persone faranno e queste auto faranno in futuro, e in modo da poter rispondere con la migliore azione da intraprendere in risposta a queste previsioni. E deve inoltre essere in grado di reagire molto velocemente a delle situazioni non previste e anche possibilmente critiche. Queste sono due immagini, una dell'auto di Google, una di quella di Tesla, ma ci sono tanti altri, e la tecnologia è molto molto vicina per essere portate sul mercato queste auto, e sicuramente queste auto saranno molto molto più sicure delle auto guidate da un umano perché non si stancano, non si addormentano, non guidano parlando al cellulare o parlando con il passeggero, e tutte queste cose che sono causa di tantissime vittime della strada. Quindi spero di avervi convinto che anche adesso noi siamo immersi in una società piena di intelligenza artificiale, ma il futuro lo sarà sempre di più. Nel futuro noi condivideremo veramente tutto con questa uso pervasivo dell'intelligenza artificiale, dove noi e le macchine intelligenti saremo e siamo tuttora molto complementari. Abbiamo delle intelligenze molto complementari che, se riusciremo a sinergicamente compenetrare, riusciremo veramente a fare del meglio per la società e per noi umani. Non credo che il futuro sia un futuro dove le macchine intelligenti ci rimpiazzeranno, ma invece dove amplificheranno il nostro tipo di intelligenza. Per poter arrivare a questo tipo di futuro, però, a questa situazione così ideale, c'è bisogno di dare alle macchine le possibilità di prendere delle decisioni autonomamente, perché altrimenti non potranno essere veramente intelligenti, non potranno esprimersi al meglio, e queste decisioni che prenderanno autonomamente, però, bisogna essere sicuri che le prendano nel modo giusto, cioè bisogna assicurarci che nello sviluppare, nello scrivere il codice per costruire queste macchine intelligenti, noi dobbiamo assicurarci che loro lo facciano sì raggiungendo gli obiettivi che noi gli abbiamo dato, ma soprattutto seguendo dei principi etici e dei valori morali che siano allineati con quelli degli umani. E quindi dobbiamo essere sicuri e tranquilli, e solo questo ci darà la tranquillità per poter dare loro il controllo di prendere delle decisioni autonome. Questo è l'argomento di un progetto di ricerca che ho recentemente iniziato, che è stato finanziato da una fondazione americana e che comprende tantissime persone, anche un filosofo, uno psicologo, persone di informatica, persone che hanno lavorato alla NASA e che si occupano di missioni in situazioni critiche, perché pensiamo che veramente questo sforzo di inserire dentro le macchine intelligenti principi etici e valori morali simili a quelli umani sia necessario uno sforzo collettivo di tante discipline. E pensiamo di riuscirci, chiaramente non sarà un lavoro
che sarà finito una volta che il nostro progetto sarà arrivato alla fine, saranno bisogno di tantissimi progetti, di tantissimi altri ricercatori, ma siamo veramente ottimisti che questo possa essere fatto. E quando si arriverà a questo risultato, allora veramente potremo dire di essere in una società dove le macchine e gli uomini si aiutano l'un l'altro e dove le macchine potranno anche aiutarci a darci più tempo, effettuando dei lavori che normalmente noi effettueremo da soli, darci più tempo per noi, più tempo per i nostri cari, più tempo per il capire noi stessi, le nostre desideri, i nostri bisogni e soprattutto più tempo per capire veramente cosa ci rende umani. Quindi io non sono preoccupata che l'intelligenza artificiale elimini, distrugga la nostra umanità, ma anzi il contrario, penso che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a capire meglio che cos'è che ci rende umani. Grazie.